movimenti laboratori, i movimenti laboratori più laboratorio, quindi ha un significato molto premio, come si dice, i movimenti laboratori di conflitto e di democrazia. Quindi abbiamo, non so chi inizia per prima, c'è Luca Raffini e poi Alberta Giorgi. Una ventina di minuti, poi facciamo tutti e due gli interventi e poi diciamo le osservazioni, le domande. No, ma in generale mi piace. Bene, allora vi ringrazio per l'invito, un grazie non retorico perché mi è stato molto piacere. E la discussione di oggi è stata, dicevamo, densa, veramente piena di stimoli e sicuramente non risolutiva, mi pareva tanto meno, lo sarà questa. E ci diamo poi i domani, se ma magari sarebbe trovare la soluzione, insomma, non sarebbe male. E allora abbiamo provato, guarda, cosa vorremmo fare? Vorremmo prendere alla lettera l'idea di facilitare un dibattito collettivo e quindi poi prendere la sollecitazione, che è stata fatta anche oggi, quindi di cercare veramente di interagire, già l'abbiamo fatto, però fare noi il primo passo, quindi cercare di non prendere troppo tempo e poi se anche voi cercate, tutti noi, quindi cerchiamo di fare interventi non troppo lunghi, questo magari ci può consentire anche di intervenire una seconda volta, anche magari dal pubblico, se uno invece che giocarsi subito un sacco di minuti parla 3 minuti, poi interviene, secondo me è più interessante perché poi rimane sempre lì con la voglia, avrei voluto replicare, però di solito funziona meglio, insomma. Visto che parliamo di democrazia deliberativa, lui, insomma, lui, un po'. No, vabbè, sono qua. Lui che... No, è una proposta. Però quindi cercheremo di dare via questa. Cosa cercheremo di fare? Cercheremo quindi di dare degli stimoli per fare un dibattito e quindi cercare anche di trovare dei punti chiave, dei punti nodali su cui discutere insieme. Allora, brevemente il contesto, a costo di essere all'inizio un po' schematico, però il contesto qual è? In cui ci muoviamo e parliamo, perché poi vorrei arrivare proprio al titolo, appunto, laboratorio di conflitto e democrazia. Parlare di laboratorio vuol dire già in partenza parlare di una sperimentazione di forme, di pratiche, di contenuti, che se però sono un laboratorio sono rivolte a un qualcosa, a un qualcuno e a un qualcosa. E quindi già provare, poi ci arriveremo a scartinare insieme, no, questi punti e dire va bene, laboratorio in che senso? Perché per cosa già ci porta al cuore del problema? In che contesto agiscono i movimenti come laboratorio di conflitto e di democrazia? In un contesto, lo sappiamo bene, non mi voglio allungare, di crisi, se ne parla tanto della democrazia, ma in particolare di crisi della rappresentanza e quindi crisi di disaffezione nei confronti delle istituzioni, crisi del partito politico, crisi anche un po' dei sindacati, soprattutto per i giovani precari, per precari in generale, eccetera. Quindi, insomma, una situazione in cui attori tradizionali, politici tradizionali, soprattutto della rappresentanza, sono un po' in una fase appunto di ridefinizione, ma soprattutto vivono un distacco da parte dei cittadini. Quali sono le vie d'uscita da questa situazione di trasformazione dei partiti di massa, eccetera? Lo sappiamo bene, ahimè, sono la risposta prevalente in direzione di una personalizzazione della politica, una semplificazione del messaggio politico, una mediatizzazione, mi verrebbe da dire una battuta in una parola, Renzi, perché Renzi rappresenta, potrei dire, Renzi rappresenta benissimo tutto ciò che noi discutiamo. L'idea di beni comuni, lui non ha assolutamente idea di cosa voglia dire. L'idea di partecipazione è una perdita di tempo, dico lui, ma perché rappresenta bene l'humus neoliberista comunque. La partecipazione è una perdita di tempo, a Firenze c'era Ornella, lo sa meglio di me, la partecipazione è stata svuotata dei significati, 100 luoghi, sono spot, già no, 100 luoghi in cui sostanzialmente l'amministrazione viene a far vetrina tanto per dare un contentino simbolico. Il conflitto è una perdita di tempo, sapete benissimo, lo dicevo tempo fa questa cosa che sembra una buttata, no? Diceva il nostro presidente, che vuole trivellare la Basilicata per il petrolio. Pensate a quanto è in linea con quello che diciamo noi, il petrolio in Basilicata in questa fase come risposta energetica, però non si può fare perché ci sono comitati e comitatini, no, mi pare un quadro perfetto, insomma. Quindi questa è un po' la situazione.
Però c'è un altro rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è che dalla crisi dei partiti e del, diciamo, della forma dell'autocrazia, della delega, della rappresentanza, nasce quella che noi abbiamo, anche con Alberto e altri colleghi, abbiamo studiato anche recentemente, abbiamo definito con un termine un po' omnibus, un po' generico, volutamente, la nuova politica. Cos'è la nuova politica? È tutto quello di cui stiamo parlando ora, appunto, il laboratorio. Un tipo di politica basata su una partecipazione al di là della delega, basata sulla democrazia deliberativa, sul metodo del consenso, su temi nuovi, su un nuovo rapporto con la società. E allora andiamo a concentrarci su questa, perché se pensiamo che ci sia una risposta alternativa, allora, intanto un primo stimolo, noi confrontandoci su queste forme di partecipazione nuove ci siamo resi conto che sono nuove, ma in realtà sono molto vecchie, precedono, sono una risposta che comunque guarda delle attività, delle forme di partecipazione che precedono anche il partito di massa o la democrazia della delega. Degli esempi pratici: l'auto-organizzazione, il mutualismo, l'autoproduzione, i lavoratori che a fronte di una crisi anche del sistema, che è stata una conquista, no, di tutela dei diritti, di strutturalizzazione del conflitto, invece che rivolgersi, o lo fanno ancora, ma invece che rivolgersi solo ai sindacati, agli strumenti tradizionali, inscenano forme di boicottaggio, di occupazione delle fabbriche, eccetera, eccetera. Insomma, qualcosa che rimanda in realtà a degli strumenti che non sono nuovi. Da questo punto di vista già viene una riflessione. Siccome c'era, per esempio, no, il famoso termine di post-democrazia di Colin Crouch, la parabola della democrazia, che è una democrazia rappresentativa, mi stanno sparando? Sì. Abituati, ieri abbiamo avuto la pioggia e non hanno sparato, eravamo tutti tristi. Oggi c'è il sole, quindi non fa male, è bello parlare di te, ci allegra. Questa parabola della democrazia in cui si sostiene, no, la democrazia sostanzialmente si sta svuotando e torniamo un po' indietro. Ecco, una prima riflessione che facevamo è questo tornare indietro, anche nelle risposte, è un tornare indietro per riflettere criticamente sul fatto che la democrazia è anche un qualcosa di diverso appunto dalla democrazia rappresentativa, o è un tornare indietro in forma difensiva perché non riusciamo più a prendere il potere, poi ci arriveremo al discorso del potere, a agire in maniera diversa e torniamo un po' indietro in forma difensiva? Questa è una prima problematizzazione che pongo. Detto questo, abbiamo individuato un'area appunto di che è un laboratorio dove sperimentiamo. Noi pensiamo che una prima domanda sia chiedersi: sperimentare cosa? Per chi? Con chi? Per chi e per cosa? Cioè, a chi è rivolta questa sperimentazione? Che poi la risposta a questa domanda è come questa risposta, che a noi piace di più, alla crisi della democrazia rappresentativa, è alternativa e può occupare lo spazio rimasto vuoto che ora è occupato dal populismo, dalla semplificazione, eccetera, eccetera. Perché in che direzione va la risposta di cui noi stiamo parlando? Di intanto tematizzazione della complessità. La società è complessa, è frammentata, è plurale, è individualizzata. Questo è un dato di fatto sociologico, molto di più della società che poi aveva trovato la forma dei partiti di massa, eccetera, eccetera. Nuove forme di partecipazione, è stato, molte cose sono state dette oggi, quindi io le riprendo appena questa ora. Nuove forme di partecipazione che valorizzano la competenza, i saperi, le risorse delle persone, che non si limitano a scegliere chi decide, ma che cercano il sistema di mettere le persone ai tavoli a discutere. Quindi abbiamo parlato di partecipazione in senso deliberativo, eccetera, eccetera. Se vogliamo essere un laboratorio, appunto, come tutto questo riesce a uscire dalle nostre stanze, qui non siamo stati, sono mica dai nostri ambienti, e occupare quello che ora è occupato da Renzi, dal populismo, da Grillo, eccetera, eccetera. E perché oggi, e quindi arrivo un po' a due nodi, a due parole chiave che sono state ampiamente evocate oggi. Uno è la questione del potere, in cui poi vedremo quali sono le soluzioni, insomma, non le sto a ripercorrere. La sua questione del potere, e altro termine importante che è emerso, la questione dell'egemonia culturale. Quindi un po' anche il discorso di struttura, sovrastruttura, cioè come agire a livello di struttura di potere o come a livello di visione culturale di costruzione di un progetto di società. E quindi dovrebbe essere rivolto, qui è ovvio, dovrebbe essere rivolto a un pubblico sempre più alto, a tutti i cittadini. Noi facciamo qualcosa che vogliamo che via si estenda, non vogliamo farla solo noi.
Vorremmo, vi avevo detto anche prima, che tutti i cittadini potessero confrontarsi, deliberare, così come io penso lo stesso valga per le pratiche. Vorremmo che tutti, che il chilometro zero, una nuova sensibilità nell'acquisto, vorremmo che si estendesse a tutti, non solo a noi. Perché dico questo? Perché altro tema che è emerso oggi è il rischio della nicchia. Secondo me è un rischio evidentemente molto rilevante, perché è chiaro, se noi agiamo rimanendo all'interno di una nicchia, abbiamo detto, non riusciamo a trasformare la società. E questo già mi pare un problema non da poco. Ma secondo me c'è un altro problema, che se noi agiamo all'interno di una nicchia, andiamo a finire in un interstizio lasciato vuoto, oppure ci creiamo un po' allargando del sistema neoliberale. Quindi, per usare un'affermazione anche un po' forte, rischiamo di avallare un po' il modello neoliberale. Perché lo avalliamo? Perché appunto ci creiamo degli spazi in cui pratichiamo delle scelte di consumo responsabili e anche di qualità, perché la qualità del lavoro eccetera eccetera, però ora non per semplificare troppo, però poi succede che chi è più consapevole consuma prodotti migliori, con migliore qualità del lavoro, poi invece la persona con meno risorse sia culturali che economiche mangia prodotti in tutt'altra forma, che vengono prodotti quindi da persone che hanno un lavoro non tutelato eccetera eccetera, e si crea una dualizzazione della società in cui una nicchia, appunto un'elite di persone, si coltiva il suo orticello, ma la trasformazione della società non c'è già più. Secondo me c'è un secondo livello di problematizzazione, che è quello dell'individualizzazione in generale, ma anche dell'individualizzazione del rapporto con la politica. Prima abbiamo tanto parlato oggi del ruolo dei partiti, poi è stato detto lasciamo perdere i partiti come li concepiamo, parliamo di organizzazioni collettive, e io ho in mente quelle che sono le organizzazioni collettive generaliste. Anche lì sono state dette molte cose, che ripercorrere era molto breve. È stato detto, il partito non ha solo lo scopo di trasmettere degli interessi, ma rappresenta delle identità, rappresenta un progetto, una visione di società. È chiaro, noi nei movimenti stiamo portando avanti tutte queste tematiche, magari in forma frammentata. In realtà il partito o l'organizzazione politica, diciamo, generalista, che veicola un'identità, la trasmette, la costruisce anche, ha un compito anche diverso, cioè prende e socializza, fa un'opera di informazione, di socializzazione, riprendendo, che anche qui sono state riprese le teorie di Marx, trasforma, ci contribuisce a parliamo dei nostri partiti, insomma, contribuisce a trasformare una coscienza in sé in una coscienza per sé, e quindi contribuisce a creare una consapevolezza, però, altro problema, rispetto a un'identità che quantomeno in forma latente in sé esisteva, perché il partito di massa, il partito comunista, si rivolgeva agli operai eccetera eccetera. Oggi la situazione, abbiamo detto, è molto molto più frammentata, e allora il compito, che non so, questa è una domanda che pongo, se i movimenti nella forma attuale riescono a surrogare rispetto a quel modello, quello che dovremmo riuscire a fare è creare delle collettività, delle identità politiche collettive, ma a fronte non di una comunanza di posizioni, di lavoro, di interessi, di sensibilità, ma in una pluralità di diversità che però dialogano, cosa che è più difficile. Ma qui arrivo al secondo punto molto problematico, a partire da un'individualizzazione che non riguarda solo le posizioni, ma riguarda anche la dotazione di risorse. Quindi, senza idealizzare i partiti come erano, perché le questioni problematiche erano tante, però potevano rivolgersi a un cittadino con meno risorse cognitive, culturali, sociali, che nel partito comunista trovava un riferimento forte per crescere, per informarsi, per acquisire consapevolezza. Io penso che un punto molto problematico della politica nella fase attuale è che, se da un lato abbiamo detto c'è la semplificazione, la personalizzazione, il marketing puro, dall'altra parte c'è un approccio alla politica che richiede a chi vi prende parte già l'essere mobilitato dal punto di vista cognitivo, culturale, e avere delle risorse sociali. E dato di fatto, io penso che se guardiamo le persone che partecipano ai movimenti, sono persone che prima di arrivare al movimento hanno già appunto un proprio rapporto personale con la politica. E se noi, è un'altra maniera, è un tema secondo me importante che vorrei, mi sottopongo appunto alla discussione,
perché è un altro modo, paradossalmente, anche qui usano un'altra volta un termine forte, ma qui non voglio parlare del bello, dei movimenti, ma delle cose che mi ricordano, il rischio che si avalli appunto una visione della società frammentata, individualizzata, in cui chi ha le risorse per partecipare partecipa, perché partecipare diventa, non dico un lusso, ma un qualcosa che richiede un investimento, una capacità di farlo che non tutti hanno, e di là non tocchiamo il sistema. E quindi, qui poi vado a chiudere su questa parte introduttiva, il discorso è tanto del potere, perché trasformare la società non può, secondo me, passare solo, anche se è fondamentale, dalle pratiche e dai modelli culturali che vogliamo anche nella vita quotidiana, il discorso dell'egemonia e il discorso di riuscire appunto a superare questa aporia, per cui oggi partecipa chi può farlo, e noi secondo me battiamo sempre su quel tasto lì, cioè l'estensione delle nostre rivendicazioni, delle nostre proposte, esempio della democrazia deliberativa, mi viene in mente rispetto alla sessione precedente, si dice che la democrazia deliberativa è una forma di democrazia molto più vera, più forte, più forte, più ricca, più ampia, della democrazia rappresentativa. È vero, il modello teorico della democrazia deliberativa sostiene che i cittadini hanno delle risorse, hanno delle competenze, e quindi mettendosi a dialogare possono veramente arricchire poi le decisioni molto più di un modello della delega, però ci vedo un po' una contraddizione, perché se diciamo che possiamo risolvere i limiti della democrazia rappresentativa con la democrazia partecipata, e nello stesso tempo diciamo che il problema della democrazia rappresentativa, in cui si chiede al cittadino di votare, però attenzione, per votare e scegliere si chiede una consapevolezza di base, e poi il risultato è che votano dei populisti che non fanno i loro interessi, appunto qui si arriva un po' a un tema abbastanza di base, quello che anche questo è stato ricordato. E quanto sono autodeterminati i cittadini, quanto invece hanno bisogno di un qualcuno, di un qualcosa, di un'avanguardia che li guidi, di una struttura, eccetera. Non do una risposta, però dico che limitarsi a dire che dalla crisi della democrazia rappresentativa si possa uscire proponendo la democrazia partecipativa, no, c'è un passaggio che manca, perché il modello ideale di democrazia deliberativa di Habermas, tanto per fare un esempio, ci diceva: è un modello appunto ideale in cui tutte le persone hanno le risorse per poter comunicare, per poter esprimere i loro interessi, le proprie visioni, in cui gli altri sono d'accordo nel sostenere, nel capire le loro argomentazioni e eventualmente nel trasformare le proprie opinioni. Ora, per buttarla in maniera molto pratica e provocatoria, se pensiamo che questo si possa applicare, che ne so, in Perù fra gli abitanti della favelas e le grandi multinazionali che detengono il potere lì, non penso che si possa fare un processo deliberativo, no? Ovviamente. Quindi fra di noi possiamo farlo, perché abbiamo certe risorse. Se vogliamo proporre questo modello nella società più ampia, dobbiamo chiederci se prima dobbiamo intervenire sulla struttura, o se insomma, come si fa? Secondo me non basta dire, se molto banalmente, quella è una risposta. Va bene, quindi sintesi, e poi vi dico l'ultima cosa. Il modello liberista c'ha queste due dimensioni, appunto, la struttura e la dimensione culturale, come costruire l'egemonia, sfidare l'egemonia esistente, e come intervenire sulla struttura. Secondo me i movimenti sono laboratorio se danno una soluzione, una risposta, ci provo insomma, in questa direzione qua, perché il rischio di rimanere in strutture protette, chiuse, secondo me rischia di avallare il neoliberismo, cioè io mi creo l'orticello e non intervengo in quella, rispetto a tutti gli altri cittadini, individui che vivono un rapporto con la politica deteriorato e trasformato appunto in personalismo, eccetera. Siccome oggi è stato a un certo punto si è accennato a Podemos nella prima sessione, vorrei dirvi due parole su Podemos, sull'esperienza spagnola, perché secondo me calza molto su questo legame, cioè come i movimenti possono poi trasmettere le loro istanze e i loro strumenti, e quale può essere il rapporto fra movimento, appunto, costruzione dell'egemonia e struttura di potere. Perché ho studiato un po' Podemos? Perché ho avuto l'occasione di stare in Spagna, ad Alicante, all'Università di Alicante, a giugno-luglio, mi sono affascinato a Podemos perché ha dato una risposta in questa direzione. E perché è affascinante? Perché io mi sono messo a studiare la loro elaborazione,
i libri, le conferenze, tutto il materiale da loro prodotto. Sono andato a riguardarmi a ritroso tutte le trasmissioni televisive in cui appariva Pablo Iglesias, il leader, che poi da lì è diventato abbastanza popolare e su cui si basa comunque tutto il consenso Podemos. E perché vi dico è molto interessante? Perché loro si sono posti il problema e hanno dato una soluzione che secondo me è geniale per certi aspetti, però anche molto specificata. In un certo senso loro, ve la dico in una battuta, se leggete i libri rivolti non ai cittadini, ma rivolti al dibattito intellettuale fra di loro, diciamo, potremmo stare qua ad attack, come perché si parla di egemonia, si parla di Foucault, si parla di Marx, si parla ad altissimi livelli. Se però si guarda il loro discorso pubblico, tutto questo scompare e sembra di stare nel Movimento 5 Stelle. Perché si parla di casta, si dice che la vera frattura non è più quella fra destra e sinistra, ma fra cittadini appunto e casta. C'è tutto un discorso sulla transizione, ma tutto sommato già rivolto a loro, cioè loro mettono in questione il mito della transizione democratica, forse hanno probabilmente anche ragione. E guardando i loro documenti interni, la loro appunto la transizione dal regime franchista, in cui sostengono, e poi appunto hanno ragione, è stata una cosa molto poco elaborata e che ha creato la casta in salsa spagnola. Sostanzialmente cosa dicono? Noi prendiamo come modello il Venezuela, pensiamo a come costruire l'egemonia, abbiamo una visione molto marxista, anche in senso vetero, tanto vetero, secondo me, al punto che loro distinguono nettamente in questo doppio livello l'elite loro, che si autodefiniscono, è evidente, un'avanguardia, gli intellettuali che conoscono i veri bisogni dei cittadini, che però continuano a votare in quel caso PP e PSOE, cioè la casta. Però si rendono conto che, e lo dicono chiaramente, noi non è inutile continuare a insistere dicendo dovete votarci perché siamo veramente di sinistra e per suo non lo è, perché non gliene frega nulla, non gliene frega nulla, non ti voteranno mai, è inutile anche tutto il tema sui beni comuni, cioè noi dobbiamo dare a loro delle risposte su ciò che per loro è veramente importante, e cioè appunto il distacco con la casta, la crisi economica, la questione del lavoro, e danno delle risposte. Ah, e un'altra cosa che mi ha affascinato, loro dicono non dobbiamo dire siamo di sinistra, dobbiamo fare in modo che ci percepiscano come patrioti, gli spagnoli. E poi insomma si tira fuori dei termini, dei messaggi, dei concetti molto diversi dalla loro elaborazione. Per cui perché vi dico è un po' spregiudicata anche? Perché loro hanno avuto questa idea qua. Noi ci mettiamo in testa qual è il modello che vogliamo, dopodiché pensiamo strumentalmente come ottenere il consenso. Il consenso non lo ottiene con i nostri messaggi che diciamo fra di noi, dobbiamo smetterla di uscire con quei messaggi, perché l'errore di Schiera Unita in quel caso è quello appunto di continuare a parlare un linguaggio che i cittadini non capiscono, non gliene frega nulla, dobbiamo parlare di cose più semplici, più legate alla loro vita. Per cui anche quello, loro sono a livello alto, sono un movimento di sinistra legato all'indignato, eccetera, a livello di comunicazione pubblica hanno solo il Movimento 5 Stelle spagnolo, sono stati molto in televisione, questo Pablo Iglesias alla fine è stato messo come simbolo del partito, la sua faccia compare dappertutto, e dicono, vabbè, non la sto a fare lungo, un po' quello che dicono in Italia quelli del Movimento 5 Stelle, cioè lui comunque è strumentalmente quello che ci porta consenso, eccetera, eccetera. Quindi è una soluzione, già penso sia capito, che mi torna fino a un certo punto, perché da una parte è molto vetero, dall'altra parte è molto strumentale, e però riesce, poi vediamo cosa succede. Dal loro punto di vista loro sono saldamente di sinistra, però cercano di ottenere il consenso e l'hanno avuto veicolando messaggi diversi, e cercano una strategia quindi di avvicinamento in un certo senso per una strada diversa. Cioè noi sappiamo cosa vogliamo, ma diciamo a loro quello che vogliono sentirsi dire. Io lo interpreto un po' così. È un po', secondo me, molto strumentale, appunto, però è una soluzione. Loro hanno fatto questo. Ecco, quindi ve lo lascio anche come stimolo di riflessione, perché a me ha affascinato moltissimo. E lascio il foro.